Ciao, presentati e presenta la tua lista in 15 secondi. Ciao a tutti, io sono Agnese Ricercato e sono capolista della lista studentesca Carpe Diem. Siamo una lista di studenti che vuole il meglio per questa scuola e punta tutto sulla concretezza. Buongiorno, io mi chiamo Paolo Vitolo, sono uno studente del liceo scientifico De Giorgi e sono candidato con la lista Licea, una lista che ho fondato ben 3 anni fa, diffusa in diverse scuole. Da quanti anni frequenti il De Giorgi? Questo è il 5º anno che frequento il De Giorgi, infatti frequento la classe 5D. Frequento il De Giorgi da 5 anni e vado nella classe 5C che si trova nella sede centrale. Descrivi la tua scuola in sincerità in 3 aggettivi. Studio, amicizia e serietà. Credi di conoscere realmente la scuola che vuoi rappresentare? Sì, io sono uno dei veterani del De Giorgi, appunto, frequentandola da 5 lunghi anni, credo di conoscerla con abbastanza esperienza. Sì, penso di conoscerla abbastanza bene. Più o meno, intorno a quale anno ne risale la fondazione? Questa scuola è stata fondata nel 1923, un anno dopo la morte di Cosimo De Giorgi. Licea è fondata 3 anni fa, il De Giorgi non ho idea di quando è stato fondato, penso intorno al 75. Ci provo. Che cazzo? Ma chi era Cosimo De Giorgi? Cosimo De Giorgi è stato uno scienziato italiano che ha vissuto a Lizzanello, quindi qui nella Puglia. Cosimo De Giorgi fu un importantissimo scienziato, non ne ho idea. Era una brava persona, però l'ho conosciuto. Fino a che lettera arrivano le sezioni? Fino alla M quest'anno, però quest'anno la prima E non si è potuta formare. M. Le ho contate. Quanti alunni hai al liceo? Circa 1200, sono 11 sezioni per 5, con una media dei 25 alunni per classe. 1300 circa. Avendo fondi illimitati, cosa aggiungeresti alla scuola come prima cosa? La carta igienica. No, a parte gli scherzi. Non lo so, in realtà ci sono aggiunte diverse lamentele per quanto riguarda le macchinette all'interno della scuola, visto che nella succursale non sono abbastanza. Però penso che bisognerebbe spendere per altri beni, ad esempio gessi o qualsiasi cosa di più per migliorare la struttura. Sicuramente la palestra nella centrale dovrebbe essere ristrutturata, però non è qualcosa che ora dipende da noi, ma dalla provincia. E come prima cosa sicuramente quello. Chi richiede l'assemblea d'istituto? L'assemblea d'istituto è richiesta dagli studenti alla preside. I rappresentanti d'istituto che in base alla richiesta degli studenti chiederanno alla preside una data per decidere l'assemblea d'istituto e con un minimo di 3 giorni d'anticipo. Chi può essere eletto presidente del consiglio d'istituto? Io. Non ne ho idea. Penso una professoressa. Punto di forza del vostro programma? Come ho detto prima, la concretezza, perché appunto abbiamo dei punti realizzabili e che possiamo portare a termine senza problemi. Allora, un punto di forza è la card del De Giorgi con cui abbiamo formato diverse convenzioni con diverse attività, a partire dal McDonald's o diverse cartolibrerie che ci permetteranno di acquistare libri con diversi sconti, ma anche penne, diari. Punto di forza del programma della lista avversaria? Non c'è. No, ok. Cioè, comunque Agnese Ricercato è un grandissimo punto di forza. Sicuramente hanno una buona base di voti grazie al risultato che hanno ottenuto lo scorso anno e sono tutte persone molto capaci, a mio parere. Previsioni per queste elezioni? Speriamo in un 2-2. Noi vinceremo, ma non per altro, perché noi ci impegniamo al massimo, quindi qualsiasi risultato che otterremo sarà il massimo possibile, o almeno questa è la mia ideologia. In ogni caso vinceremo contro Carpe Diem. Perché votare Licea? Perché ci sono io. E perché siamo simpaticissimi, siamo volenterosi e comunque ci stiamo sempre impegnando per la nostra scuola, come si può vedere anche dai traguardi dell'anno passato. Perché votare Carpe Diem? Votare Carpe Diem perché è una lista storica in questo istituto che ha dimostrato sempre la sua serietà. Siamo persone di cui ci si può fidare e che, come ho detto prima, vogliono realizzare il meglio per questa scuola, rimanendo ovviamente nel possibile consentito. La nostra scuola ha un giornale online. Qual è l'ultimo articolo che hai letto sulle Cosimo? Un articolo riguardo lo sport, che ha scritto una mia amica che ci ha tenuto a leggere. Allora, ho letto diversi articoli riguardanti l'oroscopo, più che altro perché sono curioso, alcune persone l'hanno pubblicato, anche se non credo moltissimo riguardo questi, e i consigli del fantacalcio perché mi servono. Puoi fare un promo per il giornale?
Leggete Cosimo per essere più informati sulla vostra scuola. Leggi bene, leggi le Cosimo.